Domenica a San Pietro al Tanagro e nel Vallo di Diano si corre in bicicletta, c'è la Gran Fondo del Tanagro. Oltre 800 atleti che saranno al via da domenica mattina e attraverseranno il Vallo di Diano, ma anche la parte del Tanagro, in un percorso nuovo per far sì che anche il turismo sportivo possa portare indotto e conoscenza, far conoscere San Pietro al Tanagro, i mulini, ma anche l'intero percorso a centinaia e centinaia di persone. Per entrare all'interno della gara e prepararci alla partenza, ascoltiamo le interviste. Quest'anno abbiamo un percorso nuovo, sempre due percorsi, uno lungo e uno corto. Rimaniamo sempre in Campania, a differenza degli altri anni che siamo andati in Basilicata. Vogliamo valorizzare la provincia di Salerno, il Parco del Cilento, Valle di Diano e Alburni, e quindi percorso inedito, cioè si gira per il Vallo di Diano e poi si va Grotte di Pertosa, Auletta e si torna nel Vallo di Diano, arrivando all'arrivo che è il solito posto al Parco dei Mulini, Contrada Setone. Siamo molto ansiosi di vedere l'effetto che farà ai ciclisti. Molti ci hanno già detto che lo conoscono e che gli piace, quindi staremo a vedere come andranno le cose. Per il pastaparty disponiamo sempre della grande collaborazione della Proloco, che prepara un pranzo abbastanza importante e impegnativo, e quindi abbiamo la collaborazione anche dell'amministrazione comunale, che ci mette a disposizione i locali, le apparecchiature, il computer, quanto serve. Aspettiamo solo di avere l'esito. La partenza avverrà alle ore 9. E saranno oltre 750 i partenti, possiamo arrivare anche a 800, non sappiamo, le ultime ore sono quelle che decidono, il bel tempo si prevede, quindi non ci saranno problemi di preoccupazione di maltempo. Grazie al Cicloteam Tanagro, che ormai da 6 anni propone questo territorio a livello nazionale, fa sì che questo nostro comune sia visto un pochino in tutta Italia. La Gran Fondo Tanagro è qualcosa di eccezionale e che merita tantissimo. È un connubio di sport, di natura, di ambiente e anche di gastronomia, tanto che la Proloco di San Pietro al Tanagro, che collabora appunto con il Cicloteam Tanagro, offrirà a chi verrà, diciamo, ad assistere alla gara e soprattutto ai ciclisti un pranzo con prodotti tipici locali. Qualcosa di eccezionale che noi come amministrazione comunale ci fa piacere, con la quale ci fa piacere collaborare, perché a livello, è un livello che ormai è diventato talmente grande che per noi è un fiore all'occhiello. Si propone il nostro Parco dei Mulini, su cui noi puntiamo tantissimo, il Cicloteam Tanagro proprio è una di quelle associazioni che fa da volano affinché questo territorio venga conosciuto a livello appunto nazionale. Li ringrazio tantissimo e speriamo sempre in un futuro con maggiori traguardi e maggiori successi.